telefono, pronto? Chi è in linea, pronto? Pronta? Ah, eccola! Sì, si placa la musica, pronto? Eccola, senti. Eccola, la sento. Come stai? Sono la Rosa, sono Nenzi. Guardi, io stavo già bene prima, adesso che sento la sua voce mi sento ancora meglio. La sto chiamando della Repubblica di San Giorgio, lo so. Come sta? Dove io, sta? Io sono nella Repubblica Italiana, sono in Sicilia, sono a Catania, in questo caso a Giarre, per l'esattezza. Noi stiamo preparando il Gran Galasio, la Rosa, sì? Il premio Califa, famoso premio Calì, lo conosce? Guardi, non conosco il premio Calì, però parlando con lei mi posso immedesimare in questa manifestazione. Che cos'è? Di che si tratta? È un premio importante, signor La Rosa, che si dà, diciamo, agli artisti, no? Per il cinema, per la musica, ma anche per cose importanti, no? Vengono un sacco di ospiti. Quest'anno vengono i Miskinen, famoso gruppo. I Miskinen, li conosce? No, io conosco. Hanno vinto il Festival di San Giorgio, sì. E anche il Festival di Monte Po, che sono internazionali. Io conosco i Maneskin. Che hanno vinto il Festival di Sanremo e anche l'Eurosong. No, questi suonavano per strada, sì, La Rosa. anche quelli. Non ci davano neanche i soldi, infatti si chiamavano i Miskinen, perché tu non c'erava soldi. Certo, poveretti per strada. Vabbè. Poi viene coso, viene Melody, chi è? Melody, quella che ha fatto la canzone. Due. Melody, che vuol dire? È Carmelo De Stefano, sì. Poi si traveste e si fa chiamare Melody. Ah, quindi è un uomo travestito da donna? Melody, con la D. Cosa ho capito lei, scusi? Melody. Allora, io so che a Sanremo, tra l'altro la trasmettiamo quasi tutti ma i giorni. Ma noi facciamo il Festival di San Giorgio. Melody ha fatto una canzone di successo, no. Quindi... da noi abbiamo fatto Melody, non c'entra con Melody, ha fatto Due, che è una canzone, lui si è giocato un Superenalotto, ha fatto due e basta. Melody è con Due che vince, lo conosce? Non lo conosco. Poi viene anche cosa, viene Tiziano Ferrofilato, Ferrofilato famoso, ha fatto un sacco di canzoni. Che canzoni ha fatto? Ha fatto Marruggio, famoso. E ci sono due scuole di pensiero, Gio La Rosa. Quali sono? C'è M apostrofo Arruggio, sì. In quanto Ferrofilato, sì. E poi Marruggio tutto un cucchiato, certo. Ma non sappiamo perché. Sono due cose distinte. Tiziano Ferrofilato, Marruggio viene a cantare questa sono canzone. Sono due cose distinte e separate. Non lo sappiamo, sono due scuole di pensiero. Vabbè. Ma poi ha fatto anche altre canzoni. Certo. Non La Rosa, Grosso Relativo, se la no, ricorda? Grosso Relativo. No, lui era grosso una volta, però relativo a lui era, sì, era in grosso carne, relativo. In carne prima, sì. Ma poi anche Sere Nere, che l'ha scritta in Kenya. Sì. Sere Nere in Kenya. Stiamo preparando. Vengono anche attori, viene Angelina Calì, viene Brady Pitbull. È bravissimo. Johnny Sipp, lo conosce Johnny Sipp? Quello che ha fatto Pirati dei Calabri. No, io conosco Johnny Depp, Pirati dei Caraibi. Johnny Sipp, Pirati dei Calabri. Lei non conosce, scusi, lei secondo me è fuori dal mondo. Io sono fuori dal suo mondo. Ma noi siamo della Repubblica di San Giorgio. Io sono fuori dal suo mondo e sono contento di esserlo. Sì. Comunque faremo tutto quanto al Grand Hotel Calì, sì. Con vista sul Librino, sì. Che abbiamo questo hotel meraviglioso. Da quando abbiamo portato il mare a San Giorgio, sì, signor La Rosa, sì. È cambiato tutto. Certo, perché tramite questo, diciamo, questo Grand Hotel Calì che si affaccia sul mare di San Giorgio, sì. Sulla scogliera. Che di fate? San Giorgio, che succede? Si vede in lontananza anche, diciamo, di tutti i grattacieli di Librino. Quindi abbiamo lo skyline di Librino, che è una cosa meravigliosa, sape? Come essere a Dubai, praticamente, come essere a New York. Siamo addobbati di acqua che arriva dalla playa. No, ma a Dubai. Abbiamo messo questa pompa suca acqua che passa del Pigno, abbiamo fatto un buco, diciamo, sì. Che parte di San Giorgio, attraversa il Pigno e arriva direttamente al mare, signor La Rosa. C'è un, sì, piccolo inconveniente, perché purtroppo il tubo passa sulla pista dell'aeroporto. Non è un inconveniente, è un problema serio. L'inconveniente è che l'apparecchio c'è chiaro, non ti supera, c'è tuote, capisci? Ogni volta... Cioè, non siete riusciti a interrarlo? Interrarlo, signor La Rosa, all'aeroporto non ci facevano entrare. E facevamo passare il tubo così, diciamo, amichevolmente, ci abbiamo un amico. Ma create problemi agli aerei. Scusi. Ma quello problema, il problema l'avevo noi, cioè, quando l'apparecchio ci sale di sopra, che strozza la cordina, come si suol dire, e l'acqua non ci arriva, capito? E quindi purtroppo manca il riciclo. Io spero che tutto questo finisca presto. Ma stiamo risolvendo, signor La Rosa, stiamo risolvendo. Comunque lei è invitato, se vuole venire, c'è la grande serata di gala, se vuole venire. Vediamo... Insomma, come presentatore già ce l'abbiamo, signor La Rosa. Chi avete? Il presentatore, quello famoso. Chi è? Quello che presenta tutti i concorsi dei cani. Non lo conosce? Tutti i concorsi famosi dei cani, li presenta lui. No, chi è? Pippo Bau. No, Pippo Bau. Ma come Pippo Bau? Pippo Bau è un...
presentatore superfluo, come ma no, diciamo, Pippo Pau è quello che presenta straordinario. Vasi, Olla Rosa, fanno qua un concorso dei cani che è famoso qui a San va Giorgio, bene, lo presenta Pippo Pau e poi canta Gigi D'Alessi. Gigi D'Alessi, Lessi, vabbè. Lessi. Con i cani D'Alessi, vabbè, ci sta bene. Che fa? Ci viene a trovare allora? Guardi, ci prenoti il tavolo? Ci penso, prenoti un tavolo, le do conferma non appena avrò la certezza, va bene? La saluto allora, signor La Rosa. La saluto anche io. Complimenti per i suoi ospiti. Guardi, resti collegato perché tra un po' si arricchirà la vita. Anche noi qui ci abbiamo un maestro di fisarmonica, sì? Il maestro Gino Calì, che è il più bravo di tutti, Gino il più famoso Calì. Di tutti. Però Gino e Salvuccio Calì, guardi sono che, famosissimi. Se lo so, guardi che i nostri Gino e Salvuccio fino a chiaro non sono da meno. Mi pare di averli sentiti nominare qualche volta. E allora guardi, sì, resti sintonizzata visto che il canale di TGS arriva. Scusi, questo Gino fino a chiaro, sì, mi ricordo, ma questo faceva parte anche di un gruppo musicale. Come una no, volta, certo, tanti anni fa. Certo. Perché anche da noi Gino Calì ha fatto il Festival di San Giorgio nel 1978. Guarda caso, con quale, con quale gruppo? I Prince. No, i Prince. Che avevano questa macchina che non si poteva lavare. Loro hanno fatto il Festival di Sanremo nel 1978, guarda caso, con i Beans. Ah, non erano i Prince, no, i Prince. Gino Calì era con i Prince, no. C'erano Gino Calì, Tony Calì, Salvo Calì, Pippo Calì, cioè. E cantava Franco Calì, a quel cantava, tempo cantava Franco, cantava che erano Franco. Due gemelli, Franco, sì, e Melo Calì. Franco e Melo Calì. Se li ricorda? Come no, me li ricordo. Sì, quelli che allora un po' di cose di San Giorgio le mi ricordo i nostri gemelli, che non erano Calì, vabbè, ma lasciamo perdere, diciamo allora, che Rosa, erano, erano lei, e sono lei vive Morgia. In un universo parallelo, scusi, sì, se ce lo dico, ma certe volte io veramente quando la sento parlare ci rimango male. Però, dico, ma può essere che il signor La Rosa, però, un uomo così diciamo di cultura, va. Però mi piacerebbe conoscere, sai chi? Tony Calì. Tony Calì? Sì, perché, bassista, perché conoscendo il bassista, quello di Catania, sì, che è Tony Ranno, conoscere Tony Calì mi intriga, non lo so. Ma intrigherebbe, non lo so perché, sì, chissà. Ma guarda, se lei vuole venire probabilmente lo trova qui al Gran Galà. Saluto al il nostro Tony Calì. La saluto, signor La Rosa, una salve, buona giornata, arrivederci. Arrivederci.